Vado, eccoci qua, buonasera, Otto, buonasera. Ottoliner appunto, si leggeva appunto oggi, ora un commento di uno che si lamentava, non voleva essere chiamato Ottoliner, ma noi siamo molesti, quindi chiamiamo <ride> tutti apposta Ottoliner ancora di più. Eh, abbiamo con noi il grandissimo Fabio Mini, bentornato tra di noi Fabio, buona serata, grazie mille di essere di nuovo con noi. Ovviamente c'è un bel po' di roba, tantissima l'abbiamo già affrontata in mille modi con Clara, con Stefano. Tra di noi e bla 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 tutto quanto. Eh, però ovviamente diciamo, siccome il quadro appunto io è eh, quello, c'è un po' un ancora di salvezza per me e Fabio, perché quando non ci capisco un cazzo, quindi sostanzialmente sempre io poi cerco un attimo eh, di capire se Fabio eh, qualcosina ci ha capito. A volte sì, a volte no, dipende un po'. Ora vediamo un po' se stasera eh, ci ha capito qualcosa oppure no, perché nel frattempo insomma le cose appunto come abbiamo sottolineato... Eh, più volte diciamo l'attentato, oltre alla tragicità di per sé, ovviamente, sempre massima solidarietà al popolo, eh, come si dice Gesù in Russia, eh, come, no, eh, solidarietà al, alle vittime, a tutto il paese. Ci mancherebbe altro. Eh, sempre e comunque, ma eh, diciamo la tragicità poi era aumentata dal fatto che veniva dopo due giorni di intensificazione degli attacchi russi in territorio ucraino. Molto 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 importante. Ne abbiamo parlato a lungo anche con, con Stefano Orsi, in particolare appunto alle infrastrutture energetiche. E poi c'era tutto il tema: insomma, del discorso, che eh, avrei comunque richiamato Fabio per parlare anche solo di questa cosa qua, del Consiglio Europeo. E quindi di questo grande, diciamo, cambio di narrazione, proprio radicale, per cui oggi bisogna dire che l'Europa si avvia a un'economia di guerra, anche se tendenzialmente è più quello che si dice di quello che si fa per ora. Eh, nel senso, tendenzialmente si è alzato tanti toni, però i fatti continuano a essere un po' difficili, perché appunto per fare l'economia di guerra bisogna mettere fine a 30 anni di ideologia dell'austerity e del pareggio di bilancio e di queste cazzate qua. Cosa che io penso verrà fatta, però ovviamente diciamo ha un'inerzia importante, insomma non è semplice da un momento all'altro, soprattutto perché si avvicinano le elezioni e alle elezioni si presentano tanti partiti che da 30 anni... Hanno costruito la loro identità politica proprio su questo dogma qui, che è un dogma che non ha nessun fondamento ovviamente né scientifico, eccetera. È proprio un pezzo della lotta di classe dall'alto verso il contro il basso. Però, appunto, poi smontarlo da un momento all'altro quando ti serve non è facile, perché insomma, poi se per 30 anni dice che il debito comunque si è sempre cattivo, eccetera, poi il giorno dopo andaglia a dire no, e ora si fa debito, quindi c'è bisogno di armi, non è facile, insomma, è sotto elezioni in particolar modo. Quindi io. Partirei eh, diciamo da questo sguardo ampio in qualche modo, no Fabio? Eh, L'Europa che si vuole riarmare ma fa faticare a armarsi e che vuole diciamo protrarre lo scontro, ma fa fatica, diciamo, a dare base materiale a questa sua volontà di protrarre lo scontro. La situazione in Ucraina è molto 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 complicata, non ritorno alle parole di Macron perché con Fabio le abbiamo già commentate abbondantemente, insomma, facciamo un passettino successivo. Comunque, situazione in Ucraina estremamente complicata, tanto che appunto molti dicono che insomma, in qualche modo Putin potrebbe anche essere intenzionata a chiudere più o meno la partita, anche secondo me nessuno chiuderà niente, ecco, cioè, per me questa guerra dura 25 anni, ve lo dico da, da due anni, poi magari mi sbaglio, si vedrà. Eh, e poi appunto questa cosa qua della guerra che arriva, prima c'è stato tutti gli attentati, Belgo, eh, cioè, insomma tutte le azioni sul confine Belgorod, eccetera, che sono aumentate di intensità, le raffinerie abbiamo visto tutte le cose, ora proprio nel cuore di Mosca, insomma, no? un segno di... Mancato controllo del territorio, mancata appunto questa narrazione appunto di Putin, tutto sotto controllo eccetera, messa fortemente in discussione, un attentato che ricordiamo ha dimensioni estremamente grandi. Quindi diciamo in questi tre paletti qua Fabio cerca un po' di dirci illuminaci, ecco, cioè, co cosa sta succedendo e cosa, quello che è successo insomma ci indica di cosa potrebbe succedere nell'immediato futuro. futuro. Allora se ho capito bene partiamo dal Consiglio europeo, io dovrò essere, dovrò essere telegrafico perché poi allungare eh, si perde il filo del discorso, eh, il Consiglio europeo ha preso atto eh, con, eh, penso con molta sorpresa di tutti, eh, che esiste una guerra, guarda un po'. C'è una guerra in atto, c'è una guerra in Europa e c'è l'Europa che è in guerra. Non era affatto pronta, non è affatto pronta ancora, non sarà pronta neanche per i prossimi dieci anni per fare una guerra di questo tipo e su questo territorio, se non con gravi, eh, gravi ripercussioni sulla nostra vita di, di noi tutti europei. Degli, gli americani e degli altri li lasciamo stare perché sono anche più distanti, ma noi europei dell'Europa vera eh, eh, siamo direttamente interessati. Quindi abbiamo appreso che, non lo so, c'è stato un tizio lì che ha detto che eh, bisogna, si è stata, è stata, siamo sul piede di guerra, no? come nei, nei fumetti di Tex Wheeler eh, e quindi adesso ci sono… Ci sono ma eh, gli indiani quando è che hanno dissotterrato l'ascia di guerra? Io non l'ho vista, non, non, non l'ho percepita questa cosa. Anzi, tutti quanti dicevano che. No, esagera tutta la propaganda di Mosca eh, che fa finta eh, che ci sia una guerra, invece non c'è. Anzi, vedete, c'è Putin che gioca sulle parole perché dice che è un'operazione eh, speciale e non dice che è una guerra, mentre invece è una guerra. Insomma. Quello che non era una guerra che do, non poteva essere neanche un'operazione speciale. Quello che era un'operazione speciale è stata spacciata per guerra ante l'Itteram prima ancora che partisse, per cui adesso con il Consiglio europeo abbiamo una cosa chiara. Abbiamo davanti a noi una prospettiva di guerra, di guerra in Europa, di guerra continentale, di guerra senza limiti, perché poi cominciamo a vedere, le abbiamo viste già, già da prima, dal primo giorno che molti limiti non se li poneva nessuno oggi, oggi dopo due anni di guerra abbiamo cominciato a imparare che tutte le stupidaggini che erano state dette sul, sul nord stream quelle sulla diga quelle eh, su, su tutte le cose non erano affatto delle auto uh, delle auto eh, lesioni inflitte da, 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 dai russi stessi, ma erano tutte cose che stavano appunto nel quadro di una guerra, di una guerra simmetrica, se vogliamo, di una guerra eh, differenziata, ma sempre guerra. Adesso, col Consiglio europeo, abbiamo detto: c'è la guerra, non è immediata. Non è imminente e questo è, la, è il massimo della stupidità che si può avere in ambito politico nel momento in cui tu dici che ti devi preparare a una guerra e non dai la, il termine di tempo, no? devi per forza ammettere che la preparazione non solo deve cominciare adesso, ma bisogna cominciare adesso a pensare alle minacce di adesso, non alle minacce da 30 anni. Perché quelle ci ho già pensato io, ho scritto un libro sulle minacce eh, tra 30 anni, e quindi nessun altro deve, deve scoprire l'acqua la, calda. Allora eh, siamo in guerra, eh, non siamo pronti adesso. Potremmo essere pronti soltanto a fare qualche tipo di eh, risposta eh, o di ritorsione eh, più o meno massiccia nei confronti eh, di azioni russe. Siamo pronti e ci dobbiamo essere pronti al fatto che ci possano essere dei pretesti. Che questi pretesti possono innescare una escalation della guerra o comunque anche un'espansione della guerra da qualche altra parte, e in questa guerra ci siamo noi tutti, l'Occidente, salvo qualcuno, e, e contro la Russia. E basta perché poi la Cina non è, si sa bene, quanto eh, potrebbe aiutare la Russia in, un, in, un, in una guerra continentale europea, per cui siamo noi, tutti quanti noi, contro la Russia. La Russia, questo l'aveva già capito, quando io ho, ho più volte richiamato il discorso di Putin del 19, del 19 eh, marzo. 19 marzo del 2022, cioè non, non 15-20 giorni dopo eh, l'invasione. Eh, in quel discorso eh, Putin aveva detto chiaramente noi dobbiamo prepararci a una guerra lunga e dobbiamo preparare le misure economiche, finanziarie e militari per sostenere questa guerra. E l'aveva detto a tutti i capi delle sue... Eh, delle sue amministrazioni periferiche, comprese le repubbliche, comprese gli oblast. Quindi da, ha dato direttive su come bisognava fare, eh, eh, cambiare il tipo di esportazione, il tipo di approccio, a quali, a quali clienti vendere e a quale no. E era, era tutto già pronto. 19 marzo l'ha detto pubblicamente, è stato scritto. Io, io ho commentato, questo è un leader, è un capo di Stato che sta pianificando la guerra come la pianifica un capo di Stato, chiama tutte le sue amministrazioni e gli dà le direttive. Noi questa cosa non l'abbiamo vista. Adesso nel Consiglio europeo abbiamo visto che c'è la presa d'atto che siamo in guerra, la presa d'atto che vogliamo andare in guerra. Vogliamo, noi lo vogliamo, non è che lo vogliono gli altri. Noi vogliamo andare in guerra, e questa guerra sarà lunga fin tanto che qualcuno non collasserà. Ora, tutti sperano che collassi la Russia. Io penso che sarà dura far collassare la Russia con tutto quello che riesce a fare anche adesso. Eh, collasserà probabilmente la, la parte più fragile dell'Occidente, che è l'Unione Europea collasserà ancora la parte, anche la parte militare, perché quando si verranno a chiedere 300.000 uomini come primo eh, scaglione, 300 di secondo scaglione, anzi 300, eh, di dietro 900.000 uomini e con 900.000 uomini nella, nella, nella proporzione di un combattente e 5-7 di supporto, perché questi sono gli standard per condurre una guerra, bene, noi avremo al limite, ma non avremo neanche, neanche su 900.000 uomini, avremo probabilmente 150.000 combattenti, adesso sono morti già mezzo milione. Non, 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 non lo so con quale prospettiva eh, si può vedere. Eh, quindi il Consiglio europeo, secondo me, ha fatto non solo un passo troppo in avanti, ha fatto un passo sbagliato, un passo falso. E nello stesso tempo ha dato modo alla Russia di vedere chiaramente la mancanza di alternative alla guerra. Eh, io sono sempre stato dell'idea che le alternative ci sono sempre, basta eh, volerle, si possono anche inventare, chi deve inventare le alternative sono i politici, sono i diplomatici e poi non bisogna mettere con le spalle al muro i propri eserciti, perché noi, attenzione, noi ci stiamo mettendo, stiamo mettendo noi stessi con le spalle al muro e soprattutto mettiamo con le spalle al muro le nostre forze armate che non sono pronte potrebbero essere pronte nel giro di 5-10 anni, ma intanto in questi 5-10 anni c'è qualcuno che può continuare a sparare di tutto, di tutto. Allora, eh, non voglio essere né, né catastrofico né, 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 né così a bambera, eh, però io dico che probabilmente nel Consiglio europeo c'è... Ci sono molti che non si sono resi conto della portata di quello che dicevano e di quello che sottoscrivevano. Ho già accennato al fatto, al, 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 al cosiddetto memorandum, all'accordo all, all bilaterale tra Italia e Russia, eh, tra Italia e Ucraina, così come l'Ucraina l'ha avuto con tutti gli altri paesi, Gran Bretagna, Francia, eh, Norvegia e, e così via. Bene, questi sono. sono sono delle cose grosse, non sono delle cose tanto per darci un bacio o un abbraccio e, e ci vediamo la prossima volta. No, sono cose grosse, sono impegni gravosi. E quando si è preso l'impegno bilaterale, cioè Italia-Ucraina, che noi siamo pronti a, a, a dare il supporto militare durante questa fase, non fra 30 anni, durante questa fase. Tutto il supporto militare di cui l'Ucraina la, la, ha bisogno per difendersi, che tra virgolette è difendersi, perché in questo caso difendersi significa fare la guerra eh, eh, le, a, alla Russia, e, e nonostante poi dalla parte diplomatica si dica no, no, noi non siamo in guerra con la Russia, però i, i pezzi di carta dicono, dicono il contrario. E la stessa cosa, quel pezzo di carta che dice il contrario, è, la è, è, è il comunicato eh, del Consiglio eh, europeo. Eh, C'è da dire una cosa. No, che è una speranza siccome questo è probabilmente l'ultima tornata o una delle ultime tornate del Consiglio europeo eh, prima delle elezioni e probabilmente dopo le elezioni ci sarà un, 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 uno stravolgimento eh, probabilmente queste dichiarazioni vanno anche viste alla luce di quello che si vuole far vedere a chi deve votare o a chi deve essere nominato va bene se... sì però stiamo giocando con i cerini col cerino in mano Mano uno lo passa uno, uno lo passa all'altro, ma poi prima o poi brucia la mano di qualcuno. Per quanto, per quanto riguarda altri argomenti, voi so che avete parlato dell'attentato e di, di, di tutte le possibili cose. Io, io posso fare un commento eh, così di carattere, ma molto, molto terra terra e anche molto, molto razionale, se si può. Anzi, invito tutti quanti alla razionalità, perché adesso siamo tutti presi dalle forze emozioni, per cui la capacità di ragionare non è molto limpida, non è cristallina. Tutto quello che si dice, no? e c'è un amico mio, anche bravo, molto bravo, che dice: siamo nel caos, non ci capisco niente, è tutto un caos. No. Il caos ce l'hai te nella testa, perché quello che succede poi ha una sua logica, perversa per quanto volete, ma ha una sua logica e c'è la logica. Allora, cominciamo. tu hai accennato al fatto del, del flop eh, della sicurezza interna russa, eh, io, è vero, lì eh, ci sarebbero, dovevano entrare in azione nel giro di cinque minuti, ma non ci sono. Cinque minuti, cinque minuti erano già troppi, cinque minuti erano già passati nel momento in cui questi avevano già ammazzato 140 persone. Erano già passati, non c'era niente. Ora, se un regime che è, che è di polizia non vuole far vedere ai suoi cittadini che è in, un, in regime di polizia, non arma le guardie giurate che stanno nel, nel, nel teatro, anzi ai tornelli ci sta solamente qualcuno che non ha nemmeno una pistola, C ha in mano, in, in tasca uno di questi affari che sono immobilizzatori no? con, con qualche scarica, ma non sono armi e questo lo fa per far vedere alla propria popolazione che esiste una sicurezza e quindi non allarmare. E eh va bene, e allora questo no, dice, bisognava, bisognava che ci fossero lì tutte le, tutte, tutte le forze speciali eh, di, 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 di tutte le forze armate pronti ad accogliere quattro terroristi. Attenzione: quattro terroristi. Guardate che a, eh, a Mosca soltanto ci sono 700.000 asiatici, centroasiatici, tra ceceni, kirghizi, Tagiki e tutto il resto. Quindi quattro persone che vengono da fuori a Mosca, aiutati da chi non lo so, ma questo è, una, è un altro... vengono da fuori, entrano, stanno un paio di giorni o cinque o dieci giorni e, e, dentro una stanzetta, eh, fra l'altro una stanzetta surreale. Non so se avete visto le immagini, perché io tutte le immagini che ho visto dei covi dei terroristi erano tutte piene di cicche per terra, eh, di lattini di, 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 di Coca-Cola eh, di, di sporcizi al frigorifero aperto e le mille marce dentro, tu, tu, tutte queste cose. Questa invece è una cameretta linda, pulita, in quattro stavano lì dentro. Non lo so come era la Beh, comunque. Questi terroristi, io ricordo il fatto di Mumbai, ve lo ricordate Mumbai? Beh, in Mumbai questi qui hanno bloccato una città intera con decine di milioni di abitanti, l'hanno tenuta in ostaggio per 36 ore, questa città. Ed erano sei, ed erano sei che erano entrati dal mare con un barchino a remi. Quindi quando si fanno queste operazioni, chi fa queste operazioni? Non sono delle operazioni grosse, come ha detto qualcuno, che, bis che eh, hanno bisogno di molta logistica di dietro, no, sono quattro con le munizioni limitate, con il tempo limitato e con le opzioni di fuga limitate, perché non, non, non ce ne sono eh, tante. Ora, la polizia è intervenuta quando poteva entrare, il, il, il soffitto era già crollato, la gente era già ammazzata, è intervenuta. Ma guarda, eh, questi col, col Pulmino hanno fatto 300 km, 300 km si vuole un po' di ore, ma l'hanno bloccato. Dove andassero non si sa ancora bene se volevano andare in, 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 eh, in Bielorussia oppure volevano andare in Ucraina. Di certo comunque non volevano stare lì. Attenzione, se 400 asiatici mandati dall'ISIS, così si dice, no? che secondo me è una bufala, mandati dall'ISIS, eh, eh, arrivano lì dentro e non hanno un appoggio, non hanno un appoggio dentro nella città. Dove esistono 700.000 asiatici e, e un milione e mezzo di islamici, io dico, questi qui erano quattro disgraziati, veramente disgraziati presi e mandati a, a farsi massacrare senza nemmeno dirglielo. Questo, questo, quindi, quindi il. il quello che io vedo è una parte. Non so se, come nelle fotografie, c'è un positivo e un negativo. Io vedo un po' in traluce tra eh, questo, questo fatto. Questi quattro non hanno nemmeno cercato di tornare. Di andare in un covo non hanno avuto nessuno che li ospitasse no, in tutta l'unica la... via che avevano era quella di andare una strada verso ovest, beh, verso ovest, o Bielorussia o dall'altra parte. Dice: ma sono stupidi perché lì. È un, è, un, è, un, è un confine, quello tra Russia e Ucraina e quello tra Russia e Bielorussia, è un confine presidiato, ci sono forze di polizia, ci sono 13 stazioni della CIA. Quindi no, voglio dire, no, tutto vero. Ma guardate che quando uno dirige verso una cosa non è che va a Bambera. Nella pianificazione qualcuno gli ha detto guarda poi prendi la strada e vai dirigiti di là, poi vedremo noi come farti passare. Ora chi agevola all'interno del confine russo e chi agevola dall'altra parte del confine ucraino comunque a questi qui qualcuno gli deve aver detto che se andate da quelle parti vi facciamo passare, questo è sicuro. Chi l'abbia detto non lo so, ma qualcuno gliel'ha detto. Così come qualcuno gli ha detto, gli ha detto no, di andare a, a, a Mosca e sparare a chi? A, alla gente, a tutti, non ha importanza che cosa. Allora, attenzione. Isis, Khorasan. L'Isis, lo dicevo quando era Isis, quando era eh, Daesh. No? Eh, non ha una struttura eh, eh, ben stabilita, è meno che mai quella in Korasan: eh, ci sono cellule, eh, eh, piccoli gruppi che fanno riferimento tutti quanti, però, a delle persone, a dei personaggi. Uno di questi, di questi terroristi che sono stati fermati ha parlato di un predicatore. Vabbè, può essere un predicatore, può essere un imam, può essere un intermediario, non ha importanza. Il fatto è che è verosimile ed è verosimile anche che adesso non bisogna andare a cercare soltanto nella direzione ucraina, bisogna anche andare a cercare questi intermediari perché questi intermediari che hanno assoldato dicendo alla, dando le istruzioni eh, 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 per andare, questi qui esistono, ci sono. io in un, in un seminario a Bonn, quando si parlava di Daesh ancora e tutti quanti ingigantivano questa, 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 eh, questa organizzazione, eh, tutto, tutto, eh, ho fatto vedere le, le, le immagini, dei, eh, le facce dei leader di Daesh di quella volta. Allora, le immagini, le facce. Allora io ho detto, guardate, dentro questi seminari c'erano di tutto, c'erano sei americani, eh, otto tedeschi, 26, era al centro Adenauer a Bonn. Bene, io, eh, eh, guardate, ma voi guardate questi qua, di questi qui la metà non parla arabo, non parla inglese, parlano soltanto dialetti strani. La metà di questi hanno dei nomi che non sono neanche di qui, perché uno dice che al-Baghdadi ed è di Baghdad, un altro è, viene da un'altra parte. Quindi questi qui non hanno un territorio, non hanno un'organizzazione, sono dei capibanda. La questione in Corasana adesso è ancora peggio, perché sono ancora più frammentati. E adesso quello che è evidente da questo, da questo attacco è che... Sono bande al soldo di chiunque paghi. Adesso noi abbiamo individuato quelli che sono stati pagati. Adesso andiamo a cercare chi li ha pagati. E il primo da prendere è quello, è l'intermediario. E con lui la cascata di, di intermediari che hanno permesso a questi di venire dal paese in cui erano o dai paesi in cui erano, di arrivare fino a Mosca perché uno dice che è passato dalla Turchia, un altro dice che è passato da un'altra parte, non, 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 non si sa bene, ma c'è un fatto che c'è qualcuno che gli ha dato in, in, in mano o una patente o, o un, 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 un documento o comunque qualche cosa per viaggiare, gliela, gliela dato. Allora, io più che, 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 che mettere sull'avviso delle, delle facili storie, Attenzione alle storie facili, attenzione al fatto che eh, il Korasan è, è probabile perché eh, questi del, del, dell'Isis hanno dei conti aperti con la Russia. I conti aperti con la Russia ce l'avevano i nonni. Non ce l'hanno loro, questi che sono partiti adesso. Questi che sono partiti adesso non hanno mai fatto neanche parte eh, del, del, eh, della, di, di, di un'organizzazione eh, precedente eh, a, a, quella di, di, a, a quella che si vede adesso. Quindi non, no, non lo sanno. Anche la stessa strumentalizzazione della questione che è un, è un partito islamico, attenzione. Ogni volta che si agita il, 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 la bandierina del, dell'islamismo, viene fuori che chi sono quelli che hanno accesso a queste organizzazioni. Allora, se parliamo di Khorasan, ci sono gli afghani, una parte degli afghani, che hanno accesso a questi. Hanno I kirghisi hanno accesso, che hanno subito loro. I tagiki che sono stati quelli che sono, sono ancora più sotto pressione perché il loro presidente è uno di quelli che magna magna che non se ne può più e quindi anche la popolazione è stanca. L'Uzbekistan, anche questi qui hanno questo problema, il Kazakistan, hanno problema. questi possono influire, ma dalla parte nostra chi può avere accesso? Primo i turchi hanno accesso, eh, chiedo scusa, secondo i, i turchi, primo gli iraniani hanno accesso ma li vedono come il fumo negli occhi li ammazzano un giorno sì e il giorno pure quindi poi ci sono, ci sono i turchi, i turchi hanno questa capacità eh, di, 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 hanno i contatti, possono parlare eh, se ce l'hanno i turchi ovviamente ce l'hanno gli inglesi che hanno la capacità di parlare con tutto il centro Asia con tutto il centro Asia e dare anche ordini eh. e poi ci sono gli americani ora eh, eh, è vero che gli americani hanno avvisato, avvertito che c'era la possibilità eh, di un attacco. È verissimo. E nessuno, nessuno l'ha smentito. Eh, a Anzi, ci sono però due, 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 piccoli, due piccoli cavilli. Primo cavillo, questi qui hanno, eh, i russi hanno smantellato o hanno detto di aver smantellato una cellula eh, jida, eh, jihadista. Eh, Proprio il 3 di marzo, il 7 di marzo le, 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 la Gran Bretagna e, le, e gli Stati Uniti dicono alle loro ambasciate attenzione ai cittadini statunitensi. Allora, quando i russi hanno detto voi ci volete prendere per ricatto e volete far alzare la tensione interna, era, avevano, beh, avevano ragione. Perché nel momento in cui loro hanno detto che abbiamo smantellato una cellula, il 7 dicono questi altri riprendono e dicono che eh, c'è il tipo di allora non è smantellata la cellula. Allora mettetevi nei panni e io mi metto nei panni di chi deve gestire la sicurezza interna di una nazione. No? Eh, di fronte a tutte queste convergenze di. Di, di, a livello internazionale di narrazioni che, mi, che dipingono il, il, il leader o tutto il paese come un paese eh, di delinquenti e, e così se non devono se non, se non, de, se non hanno il diritto di eh, eh, salvaguardare la sicurezza dei propri, dei, dei, dei propri cittadini eh, se non altro non allarmandoli, se non altro non, 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 non mettendoli nel panico. Questa, questa, il fatto che questi che al, nel centro eh, si fossero, uh, fossero andati per assistere a un concerto eh, lo vede chiaramente, insomma, eh, non c'è nell'aria, non, non c'era nell nell'aria eh, russa, nel, nella piena eh, coscienza dei russi il timore che la loro vita fosse in pericolo per andare a un concerto. Questo gliel'ha fatto vedere, questo ha fatto prendere coscienza. E attenzione a queste importanze, perché, perché adesso questa, il sacrificio che verrà imposto agli stessi che, che, che volevano andare al concerto eh, sarà ancora maggiore. E tutto quello che adesso potrà fare la Russia nei confronti dei propri cittadini, tutto quello che, da richiede, che, che può chiedere a partire dalle, dalle, eh, dalle mobilitazioni militari, eh, sarà, sarà preso in quella maniera. Sarà preso per, come un obbligo, per, vista la situazione. Alla guerra in, 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 in Ucraina i russi non ci avevano mai creduto. Ma proprio la gente non ci credeva. Anzi, moltissimi dicevano: Ma che ci stiamo a fare, che ci andiamo a fare noi lì? No, uh, e, e mettevano in dubbio loro stessi. Però, se, se c'è da fare si fa tranquilli, con calma. Adesso invece, no, la guerra si può fare, si deve fare. Ci hanno costretti alla guerra, questo lo possono dire. E guardate, lo possono dire perché è vero. Cioè, a parte l'attentato, ma noi l'abbiamo proprio tirati e ce la siamo tirata noi la guerra eh, eh, a partire dal, eh, dall'invasione russa. Eh. Ce la siamo tirata noi. I primi giorni già er era chiaro di come andasse a, a finire. Che altro devo dirti, Giuliano? Non, non, eh, qui le speranze sono sempre vuote. Adesso è in voga il, il fatto. Che il buon Edward Lutwack tirò fuori nel 1999, diamo una chance alla guerra, non finiamola, non interrompiamola, facciamola andare avanti perché così si estingue e così si finisce la guerra. Cioè, è un pazzo, è uno che non, non, non ragiona. Diamo una chance alla guerra, ma io posso capirlo arrivando, arrivando uh, uh, come l'ho detto molte volte, uh, 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 arrivare a pensare in una guerra regolare, in una guerra regolamentata, in una guerra in cui ci sono i, dei codici da rispettare, può anche essere una guerra equilibrata poi un nemico contro un, un avversario equipollente non una guerra eh, 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 tutto l'occidente contro gli uti non, non è allora, allora in questo caso io posso anche capire in questo tipo di scontro se le forze armate si devono scontrare facciamo vedere alla fine qualcuno vince qualcuno perde oppure non vince non perde nessuno ma qui non siamo più nelle condizioni di una guerra regolamentata, di una guerra eticamente motivata. Non c'è niente. Siamo di fronte a massacri. Il primo massacro, quello che, che è veramente immenso, è quello che sta succedendo a Gaza. E gli altri, gli altri massacri, quelli che stanno avvenendo in Ucraina, e adesso pure i massacri che stanno avvenendo eh, in, in ambito russo. Bene, in queste condizioni dare una chance al, alla guerra significa dare una chance all'estinzione, alla estinzione. Ma all'estinzione la prima cosa che soccombe è l'intelligenza. Io dico la verità, guarda, non, non, non sono un genio, ovviamente, ma mi sento veramente molto intelligente di fronte, quando vedo questi che parlano, i nostri leader in Europa, la Nato tace, chissà perché qualcuno gli ha detto di stare zitto a quello lì finalmente. No, eh, eh, però eh, però eh, beh, eh, 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 è una tragedia vedere come l'intelligenza, cioè la capacità di comprendere e la capacità di agire a seconda della situazione che si è compresa, che si, che si capisce. Bene, di fronte a questo io vedo soltanto delle, delle grandi buffonate. Clara, volevi chiedermi una cosa? Sì, io volevo fare un passo indietro rispetto alla prima, mh, alla prima argomentazione del generale Mini, al, quindi tornando al Consiglio eh, d'Europa, lei ha detto che eh, dichiarare pubblicamente che dobbiamo <coughs> prepararci alla, alla guerra è una stupidaggine. Io condivido perché mi sembra quella che viene in economia definita una self-fulfilling self prophecy, una profezia che si autoavvera, ma sì. non tanto perché se ci armiamo... Poi siamo costretti a fare la guerra, ma perché se noi facciamo capire al nostro, eh, a, a quella parte che riteniamo nemica che siamo deboli e ci stiamo armando per attaccarlo, quella, quella parte che già è armata può sferrare il primo colpo. Secondo la legge che vale per la strada, chi picchia per primo picchia due volte. Pensa che possa esserci un effetto sorpresa da Putin, perché per ora è chiaro che la Russia non ha nessuna intenzione di cambiare, di, di, cioè non ha nessuna intenzione di entrare in guerra con la Nato, però Peskov qualche ora prima dell'attentato del, dell terroristico, e non credo che la sua affermazione abbia a che vedere con l'attentato, ma piuttosto ha a che vedere con il Consiglio d'Europa, con, con le dichiarazioni di Macron e con il continuo attacco su, su Belgorod e eh, sulla Crimea. Ha detto siamo in guerra, è stata una dichiarazione epocale, cioè un epocale insomma abbastanza importante e non so quanto, quanto risalto abbia avuto nel, nella stampa italiana, però insomma a me questa frase ha inquietato e mi è venuto in mente que che questo possibile scenario. Quanto ritiene lei che possa essere effettivamente, che possa esserci un effetto sorpresa da parte della Russia? L'ennesimo direi. C'è un, una sorpresa da parte russa, nel senso un'azione un eh, che, eh, che ci prende di sorpresa? No. no, 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 no. Noi abbiamo già, abbiamo già ipotizzato tutto quello che può fare la Russia e abbiamo anche verificato tutto quello che possiamo fare noi. Quello che può fare la Russia lo sappiamo già e, 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 ed è già lì stabilito, nel senso che... Passa, non aveva ancora eh, cominciato i bombardamenti aerei, adesso partono flotte intere di bombardieri aerei. Passano, partono flotte di missili che, eh, da crociera che, sono, che, so, che guardano il terreno e, e se ne vanno. Non sono balistici, no? si auto, autoguidano eh, su, su, sul terreno. Quindi sono armi che prima erano usate sporadicamente, adesso i bombardieri aerei se ne vanno, 14-16 hanno bombardato tutta l'Ucraina in, in vari posti proprio eh, tra ieri e oggi eh, e questo è un assetto che prima non era stato messo in, 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 in opera. È vero che c'era una minima capacità di difesa aerea da parte dell'Ucraina grazie alle armi che eh, gli Stati Uniti e noi avevamo, non noi italiani noi occidentali avevamo dato all'Ucraina minima, ma era minima ma adesso anche quella, quella minima è scomparsa perché se 14 o 16 bombardieri se ne vanno da, 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 dalla Russia o partono addirittura dall'Artico no? e, e arrivano, arrivano giù significa che la contraerea la difesa aerea non c'è eh, aveva ragione in questo senso Zelensky quando diceva abbiamo bisogno di aerei per fare la caccia, no? per fare contro, eh, eh, la lotta aerea contro, eh, abbiamo bisogno di Patriots, cioè di questi sistemi antiaerei, e eh, missilistici antiaerei. Eh, aveva ragione perché nelle condizioni in cui era e in cui è. 16 bombardieri al giorno che cominciano a massacrare e, e, e martellare tutte le strutture sono. sono no, no. Ma non è una sorpresa. Noi, noi guardate, io cerco sempre di, 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 di spiegare le cose. Dal punto di vista di un militare, non dal punto di vista di un saggista o di un, di un sociologo, no. Da, dal punto di vista di un militare, io so come funziona nell'ambito militare. Se, se l'indirizzo politico è quello, dobbiamo andare in guerra. La, la pianificazione già c'è. Dopodiché si può. Se, la guerra che si presenta va oltre le capacità di quello che noi avevamo ipotizzato, bisogna cercare le alleanze, bisogna cercare tutto il resto, bisogna cercare fondi, bisogna cercare... Va bene, è tutto questo. Si... Quindi dal punto di vista militare le sorprese non ci saranno, saranno le sorprese per gli sprovveduti, nel senso per quelli che non hanno informazioni e si vedranno un giorno che un, 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 un missile eh, polacco abbatte eh, un Tupolev eh, russo e il giorno dopo una, un bombardamento a tappeto su Varsavia. Fine, questo qui, questo, questo. si vede, si vede. No? Quindi eh, 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 di sorpresa non ce ne possono essere, ci sono i vari gradini, i vari livelli che possono essere sia eh, seguiti, no? in maniera molto, 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 molto rigida, cioè se succede questo passiamo a questo, se succede questo passiamo a questo, e oppure si fa il salto, se succede questo basta, noi passiamo al, a due o tre livelli superiori. E qui i livelli superiori sono, dal carro armato si passa al missile, dal missile al bombardamento aereo, dal bombardamento aereo al, al, alle artiglierie eh, con testate atomiche, eh, artiglierie e missili con testate atomiche eh, di quelle che si dicono tattiche, no? e, poi, e poi eventualmente anche a livello strategico. Questa, questo è lo sviluppo. E dal punto di vista militare queste ipotesi sono già scritte. Ecco perché io me la prendo molto eh, anche con, con questi paesi Estonia, eh, questi paesi baltici che sono piccoli, sono molto fragili anche loro, però eh, hanno delle, degli atteggiamenti e delle belleità che vanno oltre perché sanno benissimo che da soli non possono fare niente e allora… Ah, Aizzano, no? In, incendiano ancora di più quel, quel poco che è rimasto di, eh, da, da poter bruciare. Eh, loro hanno poco, hanno poco da rimetterci perché, voglio dire una Finlandia con 5 milioni di abitanti e un territorio vasto come com, com, com mezza Europa eh, pieno di laghi e di zanzare voglio dire che, cosa, che, che cosa, cosa deve fare? a parte il fatto che nessuno va a occupare la Finlandia ci hanno provato a, almeno per un pezzettino durante la seconda guerra mondiale non gli è riuscito eh, per, per ovvie ragioni e basta così no, no, no. la Lituania, l'Estonia ora L'Estonia eh, è nelle, nei pazzi e comunque nelle pianificazioni della ricostruzione ucraina. È già stata fatta da parte del governo di Zelensky la graduatoria dei paesi che dovranno essere eh, facilitati e ringraziati di più perché di più hanno dato lo sapete qual è il primo paese che secondo Zelensky dovrà essere in, in prima fila nei benefici della ricostruzione? L'Estonia. L'Estonia perché dà il 7% del suo PIL. Mentre l'Italia dà lo 0, in aiuti, dà lo 0,1% del proprio PIL, l'Estonia dà il 7%. Ora, cosa vuol dire la percentuale? La percentuale non vuol dire assolutamente niente. Perché l'1, lo 0, qualche cosa per cento dell'Italia, del PIL italiano, è una barca di quattrini. Il 7% sul il PIL dell'Estonia so, non ci si compra neanche 20 fucili. Questa, questa è, la, è, la, è, la, è la. Quindi, ringraziare molto perché questo qui, questo paese, dà il 7% del proprio PIL e, è una presa in giro. Da, da niente. Da niente. Avrai benefici, sì, ma anche lì avrai benefici in proporzione, ma se i benefici li danno in proporzione al, alla percentuale del PIL che hanno dato in aiuti, dire, siamo, siamo, noi, noi non avremmo niente. Ecco, questo è un altro aspetto che. Eh, I grandi pensatori della guerra eh, pensano che vincendo l'Ucraina potrà poi soddisfare tutte eh, le voglie eh, de, di profitto degli altri eh, eh, per la ricostruzione. No, no, non sarà così, non sarà così. I primi saranno gli americani, i secondi saranno gli inglesi, eh, anche se il loro percentuale di PIL non è poi eh, tantissimo, eh, anche loro. Però, sono inglesi, hanno dato una mano in mille cose e quindi vanno lì okay. questa è una, è una è un, è, Fabio una, scusa che invece un'ultima un cosa poi, sì. ti, poi ti lasciamo libero perché sostanzialmente un pochino eh, come, co, come sai insomma ne parliamo già da un po' io sono un po' popolare, a volte dico che la guerra è inevitabile domani a volte dico no insomma si stanno mettendo un po' d'accordo ora sono nella fase catastrofista allora sostanzialmente la cosa che a me sembra e volevo insomma un tuo giudizio su questo abbiamo parlato in passato insieme del grande problema dei tre fronti no sostanzialmente l'occidente collettivo non è in grado probabilmente è, è, in, è in seria difficoltà in serio ritardo come appunto hai spiegato benissimo fino ad ora per quel che riguarda il fronte occidentale e la Russia anche per i due fronti quindi che l'Europa si occupi della Russia sul fronte occidentale che il Giappone la Corea del Sud le Filippine gli Stati Uniti e, e si occupino del Pacifico sicuramente se c'è un, un terzo fronte diciamo tutto il disegno se c'è io penso ci sia se c'è il disegno insomma di, di portare il conflitto su scala globale e quindi concentrarsi poi sul Pacifico eh, sicuramente il terzo fronte eh, in Medio Oriente diciamo è un lusso che mi sembra nessuno si possa permettere mi chiedo se siccome appunto di fronte al fatto cioè, quindi c'è il fronte Medio Orientale che è la grande incognita, la, la roba che li sta fregando. Infatti, io ultimamente dico continuamente: Anzare all'ado oggi è, è l'avanguardia dell'antiimperialismo, nel senso che è veramente quello che sta rompendo no? l'uovo nel paniere, perché è, è quello che rischia di far accendere la, la, la crisi regionale in Medio Oriente, che appunto impedirebbe quello che, secondo me, è il piano statunitense, cosa insomma, anche esplicitata da diversi think tank, eccetera. Mi chiedo se, siccome ultimamente abbiamo visto diverse cose, diverse operazioni degli Stati Uniti nel Pacifico, nonostante ci sia ancora in ballo la, eh, appunto questa terza incognita che, che, che ostacolerebbe ogni cosa. Abbiamo visto i berretti verdi a Qinmen, abbiamo visto gli Stati Uniti che vendono il Link 16, quindi il sistema di comunicazione a Taiwan, abbiamo visto gli Stati Uniti che boicottano il trilaterale Cina. Corea, Giappone abbiamo visto gli Stati Uniti che incentivano questo accordo fondamentale per il Pacifico tra Filippine e Giappone di interscambio a tutti i livelli abbiamo visto le Filippine che da, dall'era di Duterte che insomma erano vicine alla Cina ormai sono chiaramente diciamo avanguardia e, e, e ponte, testa di ponte per appunto l'imperialismo ne, 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 nel Pacifico mi chiedo se sostanzialmente ad oggi la mia preoccupazione è fondata che se riescono veramente a mettere un tappo alla questione medio orientale e quindi riescono diciamo in qualche modo ad assicurarsi che quella cosa lì non va oltre il conflitto, eh, il massacro diciamo e non diventa regionale ci possiamo aspettare appena succede questa cosa qua di un'escalation veramente importante eh, con gli Stati Uniti che si tornano a occupare veramente di Pacifico e cercano in qualche modo di fare una roba simile a quella che è stata fatta in Ucraina, quindi di provocare il più possibile una reazione forte da parte della Cina, e da lì poi si vedrà. Eh, questo è, è veramente catastrofico, nel senso che, come prospettiva, è catastrofica. Eh, io non penso che però si arrivi a questo punto, perché eh, ci sono vari segnali che dicono che comunque la. L'antagonismo con la Cina e questa apertura del terzo fronte dovrà avere una spalla di carattere militare, senza dubbio, perché le navi e le portaerei americane non è che stanno nei porti a far niente, eh, e quindi hanno la possibilità di essere proiettate e andare avanti. Ma lo scontro vero e proprio ci sarà soltanto dal punto di vista economico e commerciale. Attenzione, economico e commerciale. Commerciale è l'ultima della parte, perché il primo è il finanziario, poi l'economico e poi arriva il, il, il commerciale. Bene, a livello finanziario e a livello economico la Cina è adesso un caposaldo. Voglio dire, adesso la Cina è una, una potenza finanziaria ed economica ed è, una, è, è, ed è pericolosa per quanto riguarda le prospettive occidentali, proprio perché è autonoma. Cioè, si è resa indipendente da, quei, da tutti quei circoli finanziari ed economici che, eh, che, che mandano avanti l'Occidente. È vero che la Cina ha bisogno di esportare, ha bisogno di commerciare, ma è anche vero che gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e tutti gli altri paesi hanno bisogno di importare roba a buon mercato. E questa roba a buon mercato gliela può dare soltanto la Cina o soltanto il Messico dall'altra parte. O, 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 o il Brasile o, o tutti i paesi che dovranno essere eh, munti no? di nuovo eh, di, da questa grande mugitrice eh, globale. Eh, il terzo fronte dal punto di vista eh, tecnico-militare eh, si vedrà come una specie di confrontazione continua, no? quella, quella che c'è. Se nessuno fa delle mosse false. Uno che potrebbe fare le mosse false è la Corea del Nord che potrebbe approfittare di qualche defaianza di questo genere. Ma la Corea del Nord, se continua in questa maniera, continuerà anche ad appoggiare la Russia molto più prioritariamente che non quella di dar retta alla Cina. Attenzione, perché questa è, è, è anche una, una variabile non, non indipendente, quindi. Eh, ci sarà una confrontazione. Se, la guarda, se la, Stati Uniti e Cina se la giocheranno sui dazi, sulle, sulle, sulle importazioni, eh, su, su, su tutto questo ambito, sull'influenza in Africa, sull'influenza nel, nel sud-est asiatico e così via. Eh, ci sarà sempre non un mediatore, ma una terza parte nella terza, nel terzo fronte, che è l'India, per cui anche questa avrà le, le, le sue parti. Per cui tutta la parte asiatica e sud asiatica, dal continente Cina fino a tutto il sud-est asiatico, rimarrà un'area di instabilità politico-economica, ma senza raggiungere il livello, eh, il livello eh, militare, dello scontro militare. Taiwan, Taiwan è molto più saggio o, saggia, o saggio no, di quello che si pensa, così come la Cina è molto più causa di quello che si sa o, o si dice. È vero che esistono militari cinesi e io li conosco no, che dicono che eh, facciamola, facciamola finita e invadiamo e non, e non ne parliamo più. È uno un po' come Beluz, che, che dice: eh, diamo una, facciamo la guerra, poi diamo la chance alla guerra eh, di continuare. Poi non, è, non, non è così. Ci sono mille interessi che, 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 che non vanno in questo senso. Per cui io sono, io, io sono, diciamo, non ottimista, ma sono possibilista su due fronti. Questo nel sud -est asiatico, che sarà un'area di confronto, se si sviluppa sul lato soltanto commerciale va ancora bene, se si sviluppa soltanto su quello finanziario economico va pure meglio. No? Eh, e, e quindi lì do, do ancora tempo, una ventina d'anni, perché le cose, le cose possono o maturare meglio o peggiorare. L'altra cosa in cui io eh, credo, perché l'ho vista attuata, è nella capacità militare di parlare. Io ricor vorrei ricordare che dopo che la NATO ha mosso guerra e abbiamo fatto 70 giorni di bombardamenti sulla Serbia, non sapevamo più neanche dove buttarle le bombe, le buttavamo a mare perché tanto là non c'erano più obiettivi. Va bene. Chi si è, è messo a un tavolo e ha cominciato a discutere su cosa dovevano fare i serbi in Kosovo sono stati tre generali, di cui due serbi e uno della NATO. Si sono messi d'accordo loro lì, in Macedonia si sono incontrati 4-5 volte, hanno stabilito quali erano i limiti per i quali eh, ognuno avrebbe accettato un compromesso, i serbi hanno accettato il compromesso che se ne sarebbero andati dal Kosovo purché con le proprie armi e con i propri mezzi, no? E Ovviamente sarebbe stata poi eh, realizzata una fascia di sicurezza in tutto intorno al, al, al Kosovo, in modo che le parti eh, kosovare eh, un CK eh, o, o non venissero a contatto direttamente con le, forze, con le forze serbe. E questo qui è stato fatto. Ma si sono messi d'accordo, hanno parlato tra militari, tra soldati, tra soldati che si rispettavano. Perché quando quando Jackson, in generale Jackson, inglese, parlava con eh, Milocin, eh, che, 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 che era serbo, non c'entrava niente Milosevic, non se ne parlava proprio di Milosevic. Ci si metteva d'accordo a livello tecnico sul cervello. Io guardate, sono, vedo alcuni segnali, no? vedo alcuni segnali che purtroppo però. Eh, vengono anche eh, smorzati poi dalla politica no? o dalla propaganda. Vedo comunque anche segnali forti per cui ci sono militari e vertici militari che dicono: Guardate, che noi dobbiamo trovare una via d'uscita a questa situazione, ci mettiamo d'accordo noi su una specie di tregua, su una specie di ammistizio di carattere militare, stabiliamo i paletti chi sta di qua, chi sta di là, e poi dopo la politica farà quello che deve fare. Ricordo che questi accordi, quegli accordi di Kumanovo si chiamavano fatti tra la NATO, Jackson in particolare, e, e, e la Serbia, sono diventati un appendice della risoluzione delle, del Consiglio di sicurezza, la 1244 per la quale si è stato stabilito che lo status finale del Kosovo sarebbe stato deciso in un'altra maniera, che era il motivo del, del consentere. Ma intanto si, si smetteva eh, di, di combattere. Eh, eh, e questa soluzione non è possibile? In, in, secondo me sì, secondo me ci sono già dei generali ucraini che pensano a questo. Basta che non sia una resa, basta che non sia una resa mortificante, una resa eh, umiliante. Se però i politici ci si mettono di mezzo e ci si mettono ancora di mezzo di più i burocrati che non hanno responsabilità, io continuo a insistere su questo fatto, non hanno responsabilità oggettiva, non pagano per quello che dicono o per quello che fanno. Bene, se noi permettiamo a questi di... Eh, Fissare delle, degli, degli obiettivi realistici o comunque degli obiettivi belleitari e anche bellicosi per andare via, noi, anche i militari, non hanno, non, non hanno niente da fare, stanno lì e guardano, andranno a morire. Tanto, andranno a morire, andremo a morire, ci saranno quelli che eh, ormai già, già lo sanno. I nostri aviatori che pattugliano lì rischiano la pelle tutti i minuti, sembrano voli da niente, no? ma basta che ci sia un qualcuno che dall'altra parte prenda un, un movimento di aereo per una specie di provocazione o di una, di una cosa, che quello parte e c'è qualcuno che perde la vita. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie mille Fabio, grazie, ti salutiamo che sono già le 10 e facciamo una mezzanetta eh, con Grazie Francesco. a voi. Grazie mille, grazie ci mille. sentiamo presto. Ciao. Grazie, grazie a veramente a tante, buona giornata. Ciao. 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 Buonanotte Fabio, buonanotte. Allora, aspetta, Clara se vuoi fare un po' di riempimento mentre chiamo Francesco. Sì, sì, sì. Allora, Penso che sia inutile fare un, un quadro riassuntivo di quello, di quello che è accaduto eh, insomma, rispetto alle cose che abbiamo detto ad Ottodina in questi giorni. Io continuo a ritenere, a mettere in dubbio la, quella che è l'informazione ufficiale, che peraltro la versione dell'Occidente che in maniera molto sicura eh, bypassa totalmente quelle che sono le indagini in corso in, in Russia, dando la colpa al 100% all'ISIS-K, all mentre invece vediamo che le autorità russe per il momento vanno con i piedi di piombo e le notizie che abbiamo di, di questi arrestati, tutti di nazionalità tagika che probabilmente non si conoscono neanche fra di loro e che stanno iniziando a parlare, stanno spiegando quello che è accaduto. Quindi mi ritrovo Molto d'accordo con uh, quello che ha detto il generale Fabio Mini e posso dare alcune, alcune nuove inf informazioni, insomma, delle, dei, dei, delle notizie che sono arrivate. Eh, da poco perché c'è Kamala Harris che non ha dubbi, è sicura che sia stato eh, l'ISIS, l'ISIS K, evidentemente ha svolto indag delle indagini a degli elementi che le autorità russe non, non possiedono e in base a questo ha ah, eh, in maniera indipende indipendente ma anche molto rapida eh, trovato la soluzione e cap capito quello che è successo alla, al Crocus City Hall la, la sera del 22, di venerdì 22. Marzo. Eh, c'è anche Macron, c'è Macron che ha eh, convocato per questa sera una riunione del Consiglio di difesa dedicata all'attacco terroristico a Crocus. Mentre i leader occidentali non sanno cosa inventarsi, però si stanno iniziando a tenere le udienze a Mosca dei, degli arrestati, quindi dei terroristi, e in particolare ci sono due in questo momento davanti al giudice, si tratta di Dalerion Mirozev che ha 32 anni, è entrato da quello che ho compreso come clandestino in Russia, è sposato a quattro figli, non parla il russo, ha già ammesso la sua, la sua colpa, ha confessato tramite un, un interprete e accusato appunto di terrorismo. Mentre invece l'altro arrestato, che è l'uomo a cui è, insomma spero che non l'abbia visto nessuno perché era un video molto, molto cruento, terribile, come tanti che abbiamo visto in questi giorni raccapriccianti, è, è, è l'uomo, il terrorista a cui è stato tagliato oh, l'orecchio, si chiama Rasha Soda. Sadia Crani ha 30 anni sposato e un figlio anche lui ha, ha confessato ehm, insomma si, sta, si svolgerà il processo nei loro confronti a porte, chiuse, a porte chiuse quindi non sapremo per molto tempo quella che effettivamente sarà eh, la verità o almeno la ricostruzione dei fatti e soprattutto l'indagine prima sugli intermediari e poi sui mandanti eh, come diceva appunto prima il generale, quindi io passerei direttamente a questo punto, non, 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 non rubo più tempo a, a, Francesco, a Francesco che, che è, saluto, saluto e chiedo una, innanzitutto quella che è la tua idea generale su quello che sta avvenendo, quant, quanto ritieni attendibile la versione dell'Occidente e la versione russa, eh, e poi magari eh, cerchiamo di capire quali, quali saranno le future mosse di putin ovvero quanto questo attentato terroristico inciderà sulla condotta della guerra in ucraina buonasera ebbene eh una, una serie di domande e eh, domande niente male per rompere il ghiaccio diciamo. il... eh, così diciamo che <ride> la domanda a piacere all'inizio dell'interrogazione allora, dunque, eh, innanzitutto dobbiamo chiarire una cosa, ovviamente, eh, e questo dobbiamo affermarlo senza, senza problemi, qualsiasi sia la versione di cui ci innamoriamo o che ci fa piacere pensare sia vera, e eh, cioè che noi abbiamo a disposizione pochissimi dati, sostanzialmente zero, se non quello che eh, ci è stato detto. E le versioni sono chiaramente eh, poco conciliabili da un certo punto di vista, dall'altro, però poi non sono del tutto inconciliabili, nel senso che potrebbe essere ipotizzato sia un coinvolgimento, della, diciamo dell'ISIS, dell'ISIS K, appunto, sia un coinvolgimento ucraino eh, perché queste persone sono state fermate mentre effettivamente si dirigevano o sembravano dirigersi verso il, il confine con l'Ucraina è improbabile ovviamente che volessero passare il confine a un, uh, al posto di confine diciamo così ma probabilmente se la versione della fuga in Ucraina dovesse essere confermata probabilmente qualche gruppo magari dei ceceni dell'Ischkeria che combattono in, uh, in, uh, in Ucraina, magari qualche gruppo li avrebbe aiutati a passare, se questa notizia fosse confermata, ovviamente. La posizione della macchina, sì, era quella, insomma, effettivamente da lì puoi andare ecco, molto più facilmente in Ucraina che non in Bielorussia, come era stato detto all'inizio, perché avevano già, erano già ormai verso la, sulla, sulla, sulla strada che porta all'Ucraina, all non più su quella che può portare anche alla Bielorussia, per molestando che di strade poi ce n'è più d'una ovviamente, però insomma, è improbabile che avrebbero perso tempo a fare troppe deviazioni, ecco, voglio dire. quindi ripeto, sappiamo, sappiamo molto poco, è, è un attentato difficile da, da qualificare, nel senso difficile da qualificare politicamente, ovviamente. Uh, è un dato di fatto che tutte le parti in causa vogliono cercare di ovviamente volgere la faccenda a proprio favore, no? un po' come hanno fatto gli Stati Uniti con, con l'11 settembre, ovviamente, no? di là delle teorie del complotto che se lo sono organizzato da soli, eh, però è un dato di fatto che nel momento in cui si è verificato hanno provato... E a un certo punto di vista ci sono riusciti a ricavarne il massimo, il massimo vantaggio politico possibile facendo tutto quello che hanno combinato e lo sappiamo bene. Uh, ci sono delle altre incongruenze. Uh, innanzitutto sì, c'è questo dato così insomma un po', un po paradossale che eh, ha, ha attentato sostanzialmente ancora in corso a reparti speciali del... Della polizia russa che si recavano in, uh, uh, appunto al, al Crocus a cercare di capire che stava succedendo. Già gli Stati Uniti davano per certa la versione che fu non per probabile possibile, per certa la versione che fosse tutta opera dell'ISIS, addirittura dell'ISIS Quindi anche, anche abbastanza nel dettaglio. Non è che avevano detto questi sono fondamentalisti islamici. No, erano dati Molto nel dettaglio, e contemporaneamente sentivano la necessità di dire l'Ucraina non c'entra niente. Mentre contemporaneamente le autorità ucraine, Podolia e altri, dicevano che invece questo era palesemente un falso attentato messo in piedi da Putin. Quindi sembra già sia strana questa uh, enorme, uh, enorme velocità statunitense nel dire. Che era stato l'Isis, sia poi contemporaneamente il fatto che evidentemente le due parti non si erano parlate, perché le autorità ucraine non hanno detto all'inizio è l'Isis, hanno detto stati russi. Quindi già questo è un, così, un dettaglio che, che, che ci sorprende un momento, no? ci, sorprende una, ci, ci lascia un attimo. Un attimo interdetti. Poi c'è un'altra cosa da considerare subito dopo Aspetta, male, voglio... allora, Volevo chiederti subito. se secondo te appunto questo avvertimento che c'era stato l'8 marzo dall'ambasciata statunitense, dei possibili attentati in Russia eh, Stavo arrivando eh, che subito dopo è venuto fuori che il famoso avvertimento che era stato dato, attenzione, non alla Russia, ma ai cittadini statunitensi e uh, della Gran Bretagna in Russia di evitare assembramenti, eccetera, 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 per le successive 48 ore, era stato immediatamente riposizionato da alcuni, da alcuni giornali come avevamo avvertito Putin, ma lui non ci ha ascoltato, cioè, come a dire: guarda, noi gliel'abbiamo detto, poi abbiamo sbagliato la data perché oh, questi sono terroristi, non è che hanno il, il cartellino da. Da timbrare naturalmente, magari sarà successo un qualsiasi casino per cui invece che le prossime 48 ore è stato le prossime due settimane, però gliel'avevamo detto, mentre invece, da parte russa è stato invece detto: ci hanno dato delle informazioni, ma ci hanno dato delle informazioni assolutamente marginali, assolutamente trascurabili che non c'entravano che non niente. Quindi, anche questa idea, appunto, che non soltanto è stato un attentato dell'ISIS. Ma noi gliel'abbiamo pure detto e lui ha fatto finta di niente, anche questo ci sorprende un attimo. Perché uno, effettivamente, se tu sapevi, perché tu puoi tranquillamente saperlo, magari te l'hanno detto un minuto prima che questi cominciassero a sparare, no? Perché no, l'intelligence esiste nel mondo, effettivamente. Ma te l'hanno detto un minuto prima che hai condiviso queste informazioni con i russi, cioè non quelle ipotetiche del 7 marzo, ma queste informazioni le hai condivise con i russi perché loro dicono di no. Se tu le hai condivise, dai prova che le hai condivise e sputtana Putin. No, dici guarda, tie, questo è il, il, il cablogramma che gli ho mandato e lui l'ha pallottolato e l'ha buttato nel cestino. Così come idem, gli abbiamo dato delle informazioni, lui non le ha ascoltate, anche se fossero quelle del 7 diffondi queste informazioni in modo tale che uno dei tuoi obiettivi primari che è quello di seminare il malcontento in Russia contro Putin venga fuori dici noi gliel'avevamo detto guarda più di questo che dovevamo fare lui se ne è fregato perché e parte poi il solito pippone che a Putin non gliene frega niente della vita dei russi eccetera 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 e effettivamente in un momento di grosso coinvolgimento emotivo come quello dell'attentato, una notizia del genere circostanziata, cioè guarda, io ho detto a Putin che alle sette e mezza di sera succedeva questo e lui se ne è fregato, e questo sì che poteva essere interessante da questa prospettiva no? di, diciamo, di destabilizzazione, va? di semina del malcontento, ma questo non è stato detto, perché evidentemente queste informazioni non erano così tanto nuove o uh, rivelatrici e, e quindi ovviamente poi cosa sia realmente successo il 7 e l'8 vatte la pesca il 7 c'era stata un'operazione uh, antiterrorismo in inguscezia da parte della, dei reparti speciali del, del ministero degli interni tra l'altro il forum dei popoli oppressi della russia, la come si chiama adesso non mi ricordo, sulla sua pagina twitter il 7 la presentava come eh, uno dei primi atti, cioè non presentava questi come dei terroristi, gli, gli, gli inguscezzi in questione, ma eh, la presentava come un atto appunto di ribellione contro il dominio eh, dittatoriale russo e putinista, quindi anche anche insomma, su queste cose bisognerebbe un attimo fare un pochino di, di chiarezza che ti, di, con che tipo di, di personaggi abbiamo a che fare. Ma d'altro canto, sta la storia del, de, 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 del Forum dei Popoli Liberi della Russia, insomma, sappiamo bene che. Eh, sappiamo bene che tipo di persona... Aspetta, un'altra domanda... Dietro, sì, ti anche volevo da... chiedere rispetto a questo punto, a questi popoli appunto indipendentisti russi, ci può essere un legame tra questo attentato, queste istanze e le elezioni, perché è avvenuto l'attentato una settimana dalle elezioni? Potrebbe essere, qua stiamo dando per certa la pista non Isis, ma la pista diciamo NATO, eh? quindi cioè, stiamo facendo un esercizio... Ovviamente di, eh, come dire, di, 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 non siamo certi di, di, di questa cosa. Eh, stiamo dando per buona questa, questa partenza. Eh, potrebbe essere invece la considerazione del fatto che si sperava che alle elezioni, chissà cosa sarebbe successo, avrebbe votato 10 milioni di persone per Navalny oppure non sarebbe andato a votare nessuno. Non è successo, è andato il 77%, l'altro ha avuto. L'85, l'87 adesso non mi ricordo manco più, ok, passiamo ad altro. No? Come a dire, vuol dire se, siccome la sua autorità sembra invece indiscussa, allora facciamo qualcosa che la mini in maniera drammatica, no? Cioè appunto un attentato. Ma ripeto, stiamo già dando per scontato quindi che non sia stata l'ISIS o chi per loro ma sia una. Macchinazione, macchinazione a questo punto nemmeno più ucraina macchinazione occidentale a questo punto no? perché l'idea destabilizzante è, è, è tutta nostra diciamo ed è da, dagli, anni, dagli anni 90 e quindi potrebbe esserci una relazione con uh, le elezioni se fosse un attentato che è partito da occidente Sicuramente sì, beh, chiaramente sì. Ci sono anche altre valutazioni, ad esempio seminare eh, oltre allo sconforto nell'opinione pubblica russa, ma seminare anche un po' di odio interetnico, no? Magari ci si aspettava qualche, qualche pogrom anti-musulmano, anti-islamico, anti-tagico, eccetera, eccetera. E invece su questo Putin è stato estremamente attento attento no? perché ha detto poi i terroristi non hanno, non hanno nazionalità eccetera eccetera non hanno religione cioè nel senso l'islam in quanto tale non c'entra niente il Tagikistan in quanto tale non c'entra niente ribadito anche ovviamente dal presidente del Tagikistan in, in telefonata con, con putin e anzi in quel discorso che è stato abbastanza breve ha parlato no del nostro stato multinazionale cioè ribadendo appunto l'unità di tutti i, i russi, nel senso di abitanti all'interno dei confini della Russia, pure Kadirov, dal lato suo, ha detto che questo non vuol dire niente, che l'Islam non... figurasi se l'Islam appunto ce l'ha con la Russia, eccetera, eccetera, siamo tutti fratelli, siamo tutti insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche questo poteva essere un... Una, uno degli scopi di questo attentato anche se l'attentato fosse, fosse stato prodotto esclusivamente dall'ISIS scusa Francesco in, in merito a questo io trovo anche molto significativo il fatto che siano stati proprio gli uomini di Cadiro a catturare eh, i terroristi e questo secondo me ha dato e sono stati già premiati e dato un grosso messaggio alla nazione di unità sì, non, per non scadere nell'islamofobia o in conflitti interetnici? Inter assolutamente, assolutamente. D'altro canto anche gli stessi uomini di Khadir, cioè i reparti Ahmad, hanno detto che loro hanno lavorato in collaborazione con i reparti dell'FSB, della Polizia di Frontiera, eccetera, eccetera. Quindi sì, anche questo ovviamente è molto importante. È stato immediatamente disinnescato. Uh, il pericolo appunto, che eh, l'opinione pubblica russa potesse lanciarsi nella caccia all'immigrato, perché poi in passato eh, ci sono stati sicuramente dei momenti piuttosto complessi, soprattutto con, con, appunto, con questo afflusso di manodopera non qualificata, spesso illegale, che viene dalle Repubbliche dell'Asia Centrale e che il governo russo tollera perché ne ha bisogno. No? hanno bisogno di immigrati non qualificati da, da sfruttare, noi sappiamo bene come, come funziona, ovviamente per loro è anche più facile perché prendono un treno eh, o un autobus e arrivano direttamente a, a Mosca. E quindi sì, hanno, si sono subito molto, molto spesi su questo, per esempio... È un dato vero, ovviamente, non credo sia assolutamente. Non, non dico che sia inventato, però, non è un caso che l'eroe del giorno sia un ragazzino che si chiama Islam, ovviamente, che ha salvato un centinaio di persone portandoli, portandoli via perché si ricordava di come funzionava il piano, piano antievacuazione, cioè un, un musulmano, un musulmano che tifa per lo Spartak Mosca. Infatti, subito la squadra se l'è. Se l'è andato a prendere, si sono fatti le foto, cioè appunto questa idea no? che la Russia sia un paese pienamente multinazionale, multiconfessionale, anche se sappiamo molto bene che delle tensioni ovviamente ci sono, lo, lo sappiamo, però diciamo che è stato fatto ogni sforzo e finora sembra che non ci siano cose del genere, tranne che sui canali diciamo di estrema destra, che subito hanno cominciato a dire no, perché questi arrivano dall'Asia, li dobbiamo cacciare, li dobbiamo ammazzare, li dobbiamo, però vabbè, questi sono, diciamo, sono dei canali abbastanza fringe, diciamo, sono tenuti più o meno sotto controllo, poi una cosa è scrivere su Telegram, è una cosa poi effettivamente organizzare una, una caccia all'immigrato, al momento non si segnala niente del genere, diciamo così, al momento non si segnala niente del genere. Senti. Era... Ah, scusa, vai, vai vai, no, no, volevo dire che appunto riprendevo anche da una delle cose che sono state scritte che leggo qui nei commenti di, di Twitch: mm, non il 7 marzo, ma il 9 marzo proprio al Crocus suonava Shaman che sappiamo bene essere, eh, insomma, uno dei eh, uno degli artisti russi più in vista per quanto riguarda la questione dell'operazione. Dell militare speciale e eh, chiaramente forse chissà l'allarme era proprio per questo ma ovviamente un concerto di sciaman, insomma si porta presso io credo anzi è così un apparato di sicurezza è molto superiore a quello di un normale venerdì sera poi l'8 marzo è la festa della donna che in Russia come in Italia è anche molto, appunto, molto celebrata si esce, si va, eccetera, eccetera, quindi diciamo che effettivamente era una due giorni potenzialmente complessa da cui forse da cui forse la, uh, la dichiarazione russa che sì uh, ci hanno detto di stare attenti, ma non ci hanno dato nessun dato. Cioè, ci hanno detto di stare attenti e grazie, e cioè c'è già l'8 marzo, poi ci sta il concerto di Sciamã. Eh, staremo attenti, ovviamente. È chiaro che potenzieremo le misure di, di sicurezza. E forse se era già stato previsto effettivamente di agire in quei due giorni, eh, hanno detto: Vabbè, ah, eh, magari una data un po' meno, cioè con un po' meno polizia, polizia in giro. Tanto, tenete presente anche un'altra cosa: che il Crocus è, era, no, è perché poi tutto il resto del complesso. C'è ancora. Cioè, non è che sia al centro di Mosca, eh? anzi, è una zona abbastanza periferica. Quindi è molto frequentato, sicuramente, però è una zona anche abbastanza periferica. Con tutto il casino del venerdì sera per la polizia, per le ambulanze, per i pompieri arrivare, c'era anche una c'erano de de delle difficoltà, delle difficoltà extra, e nel casino del venerdì sera. È stato anche, io credo, però questo naturalmente non ho strumenti per, per dirlo, io credo sia stato anche relativamente facile per loro uh, darsela a gambe, fermo restando che poi ovviamente sono stati seguiti perché non è che si sono accorti dove stavano e li hanno, e li hanno trovati per caso, perché la consegna ovviamente era quella di prenderli più o meno vivi, diciamo. Poi c'era anche, sì, vuole... po <ride> anche il concerto di Pupo, che credo abbia destabilizzato un po' il fronte interno. Il concerto di Pupo è, è un concerto di pace, un concerto di, di fraternità, non, non può portare... Eh, credo, no, un un eh, gelato al cioccolato. Sì. Eh, no, invece eh, parliamo un po' di, 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 di missili Liberi. Eh, Appunto, l'attentato è arrivato dopo un 24 ore abbondanti di eh, insomma, attacchi. piuttosto, eh, Alcuni, appunto, li ha definiti: non so se, 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 se è giusto, però insomma, in diversi li hanno definiti eh, i principi più, più grossi da, da, dall'inizio del conflitto sulla rete energetica eh, ucraina e anche sugli impianti produttivi ucraini, no? proprio mentre siamo in ballo. Chi le costruisce queste cazzo di armi? Eh, puntiamo la eh, conversione. Già quelli già in attività e quelli che erano potenzialmente, diciamo, uh, uh, candidati per una conversione per, uh, di, di carattere militare. E, e poi, insomma, con continua il fronte. Appunto, oggi ho visto un po' degli di, di, ultimi due videotti che ho visto con le mappe. Ho visto un po' di avanzamenti quindi, insomma. Parliamo un po' di, 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 di guerra guerra, eh, questo attacco qua, eh, cosa, ci, cosa è stato, insomma, descrivicelo, no, cosa comporta e cosa ci insegna della fase attuale del conflitto. Allora, questo attacco, parliamo di quello missilistico, perché eh, i cambiamenti di fronte eh, sono gli avanzamenti che sono stati fatti, che vengono fatti tuttora. Sono eh, diciamo, la conseguenza dell'onda dell lunga di, di Avdivka, diciamo, anche se l'avanzamento primario è stato di che sta vicino a Bakhmut, quindi ormai quasi a Chasiviar, però cioè, sono il continuo di quel tipo di movimento, cioè non è, una, è una continuazione, non è l'apertura di, di qualche nuovo fronte. Uh, la questione missilistica invece è potenzialmente importante perché, perché anche, oh, anche stanotte, appunto, oltre che l'altra notte, sono stati colpiti una serie di bersagli che finora non venivano colpiti o, se colpiti, non venivano colpiti con, questa, con questo entusiasmo, diciamo così. È verosimile che uh, il, la leadership russa abbia. In realtà sono verosimili due cose. Uno, che avessero già in mente di, 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 di compiere loro un'escalation. La seconda, che abbiano risposto all'escalation degli attacchi alle raffinerie e, e chiaramente degli attacchi eh, prima delle elezioni eh, oltre la, cioè su, su, sul territorio di, di frontiera russo. Quindi è possibile, non è certamente un'escalation per l'attentato, ovviamente, perché non non avrebbe nessun senso naturalmente e perché anche qua è inserito no, in una dinamica che non è immediata perché questo tipo di attacchi non, non è che si decidono dalla sera alla mattina diciamo così certo sono già relativamente pronti non è che li devi eh, devi inventarteli da, da zero però diciamo è comunque un minimo di, di tempo per organizzarli ci vuole e eh, sono state prese di mira Uh, infrastrutture energetiche uh, tra cui la più grande centrale idroelettrica su Neper, cosa che finora non era stata fatta. Non la diga, attenzione che si è parlato: la diga, la diga, no, no ovviamente non hanno, non hanno colpito nessuna diga, anche perché non credo proprio, anzi, ah, sicuramente con, con un Iskander o con un Kinjalnek poi distrugge una diga. cioè Ci vuole ben altro. Per esempio, le Fab 3000 di cui hanno appena da pochi giorni ha annunciato l'inizio della, della produzione in serie, in serie, cioè bombe da tre tonnellate prodotte in serie, cioè roba ne, ma neanche da seconda guerra mondiale, perché non... non vabbè, cioè, e vediamo cosa, cosa contano di farne. E, mh, dicevo, sono stati colpiti stavolta delle, colpite stavolta delle infrastrutture energetiche fondamentali, cioè non più come nella campagna dell'inverno dell non questo qua, quello, quello precedente le sottostazioni, gli snodi eccetera eccetera, ma proprio le centrali principali E bene o male quella centrale sul Dnieper non è più funzionante punto, e non la puoi riparare o meglio, sì, la potresti, potresti anche cominciare a riparare ma te ne mandano un altro immediatamente quando, quando stai per finire attacchi molto pesanti anche sulle infrastrutture energetiche di Kharkiv non c'è elettricità, non c'è acqua, eccetera, eccetera. È una situazione molto complicata ed è molto più concentrata e molto più grave dal punto di vista degli effetti pratici, forse dell'intera campagna contro le infrastrutture energetiche dell'inverno 2022-2023. Questo è un'escalation, sicuramente, che potrebbe significare la potrebbe, no? D'obbligo metterla sul periodo ipotetico ovviamente, potrebbe significare la volontà da parte russa di cominciare a infliggere dei danni più gravi all'Ucraina. Eh, cioè non più la volontà di impedire mh, vantaggi militari, no? dare fastidio tra virgolette, ma quella proprio di distruggere le capacità ucraine di, di autosostenersi sostanzialmente. Dobbiamo vedere chiaramente. Del resto non ci dimentichiamo che la mattina del giorno in cui poi durante la notte è stata colpita e distrutta la centrale sul Dnieper e quella di, di, di Kharkiv, Peskov aveva detto che sì, è cominciata come un'operazione militare speciale, per noi lo è, però è diventata una guerra perché ci si è messo di mezzo l'Occidente. E Se è diventata una guerra, chiaramente gli obiettivi in una guerra sono diversi. Non sono più, appunto, quelli, di, quelli che erano quelli dell'operazione dell militare speciale. Eh, se sono obiettivi di guerra, quindi in realtà le preoccupazioni che ammetto su, sull'onda emotiva di avere provato anche io al, al momento, le preoccupazioni che la Russia possa utilizzare questo attentato per un'escalation in Ucraina, ma la Russia l'escalation in Ucraina ha già cominciato. Ha già cominciato un'escalation e, e, ha compiuto degli atti dal punto di vista di ciò che aveva fatto prima e di ciò che invece ha fatto adesso ha compiuto degli atti molto più gravi di quelli di prima. E quindi l'escalation è già cominciata, bisogna vedere se continua, perché se poi non continuasse, no, se tipo magari stanotte sì ma poi basta oppure nemmeno stanotte allora sì ci troveremmo di fronte a degli attacchi di rappresaglia le, le raffinerie per uh, gli attacchi nella, a belgorod eccetera 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 se dovessero continuare eh, allora vorrebbe dire che effettivamente la russia ha scelto una strada di escalation che non ha niente a che fare con l'attentato Attentato quello del Crocus, dico perché era già cominciato. E perché allora le parole di Pesco vanno interpretate in un certo modo. Poi è chiaro che sicuramente l'attentato ha sparigliato un po', un po' le carte, ha non so, sicuramente ha portato delle porta, porterà delle modifiche. Eh, però, per esempio, ecco, è vero, è vero che Putin ha detto che gli attentatori e chi ce li ha mandati verranno individuati, puniti, eccetera, eccetera. Però poi contemporaneamente ha fatto anche un appello a tutti quelli che hanno interesse a combattere il terrorismo. Cioè non era, re, non era in realtà quello dopo l'attentato. Ci ha messo anche un bel po' di tempo per, per parlare, eh, tra l'altro, perché come al solito voleva avere un po' di, un po di dati davanti a sé. Non era quello un discorso escalatorio. Sì, ha detto, stavano andando in Ucraina, sicuramente, però non è che ha detto l'Ucraina ha organizzato questo attentato. E, non lo so, ripeto, è una situazione fluida, diciamo, però se vogliamo parlare di escalation, l'escalation è già cominciata. Oh, oh. Francesco scusa no, da questo punto di vista volevo capire un attimo un pochino l avevo, l avevo parlato già anche con Stefano volevo sapere insomma da, da, che idea ti hai fatto te quanto questi tre giorni di, 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 di passione intensa eh, ci eh, dicono dello stato della difesa antiaerea ucraina in questa fase qua e quanto ad esempio una roba che mi viene un po' da pensare è quanto sia anche cioè Potrebbe essere, diciamo, tra le componenti, quella appunto di fronte, diciamo, all'escalation più, diciamo, l'abbiamo sottolineato anche prima, più per ora più di narrazione, più verbale che altro, perché intanto i tedeschi per ora di fare il debito comune per riarmarsi non ce n'hanno tanta voglia, sembra, ma, eh, come dire, guardate... Cioè, se spingete, siccome comunque anche se vi riarmate, eccetera, comunque vi ci voglia un anno. Cioè, nel senso, i tempi vostri sono lunghi. Se noi sappiate che oggi noi se si vuole insomma si mette a ferro e fuoco tutto e si chiude la partita. In quanto, ora magari ho estremizzato. Ecco, però, insomma, questa un po' questa dinamica qua. Nel senso, fase particolarmente difficoltosa della difesa ucraina. Europa che alza la voce però con un'inerzia, con dei tempi che necessariamente sono diversi e la Russia dice guarda che c'è i tempi, un po', un po' quello che diceva anche Clara all'inizio con, Fa, con Fabio, no? col con generale Mini. Eh, se se questo non sia un po' uno stimolo ecco, a dire guardate che noi si può chiudere questa partita qua. E questo, è, questo è assolutamente possibile. Ovviamente, è chiaro che quando parlavo appunto di un, di un meccanismo escalatorio russo, all'interno del meccanismo escalatorio russo va considerato che è un meccanismo controescalatorio nei confronti di tutto quello che viene detto. Detto, ovviamente, perché progetti pratici non, non ce ne sono. C che ci dice sullo, sullo stato della difesa antiaerea ucraino? Ci dice male. Noi sappiamo che prima che questa, questa tre giorni, appunto, come hai definita tu, di passione, cominciasse, nelle settimane, giorni, nelle settimane precedenti, vari sistemi antiaerei ucraini sono stati distrutti. Lo sappiamo, abbiamo le, le immagini, abbiamo i filmati, abbiamo anche le ammissioni da parte ucraina e di media filo ucraini, sono stati distrutti due Patriot, per esempio. Che non è che insomma, li compri al mercato. E gli americani non penso siano stati felicissimi di, di questa cosa, al di là del dato finanziario economico. E quindi è chiaro che anche questo tipo di operazioni da parte della Russia adesso devono, uh, devono cominciare, cioè mh, hanno lo scopo naturalmente di uh, continuare a neutralizzare anche indirettamente l'antiaerea ucraina perché se tu adesso tu finora hai tenuto uh, l'antiaerea a protezione vabbè di kiev vabbè lo sappiamo e bene o male a protezione del fronte sostanzialmente per fare in modo che insomma i russi non avessero proprio mano libera con, uh, con gli aerei hanno mano molto più libera di quanto non avevano prima grazie soprattutto all'impiego delle, delle bombe che ora sono non più stupide diciamo così tra virgolette ma sono plananti quindi hanno maggiore maggiore gittata se adesso tu invece devi obbligare l'Ucraina a stornare parte di queste difese dal fronte alle installazioni energetiche essenziali eh, allora questo è un problema chiaramente cioè se adesso il tuo non il tuo obiettivo ma il tuo la tua strategia è quella di andare a distruggere le centrali elettriche? Eh, L'Ucraina nel giro di 24 ore si è trovata. Questo lo dicono quelli di Ucranerco eh, e non lo dico io: si è trovata col 20% di produzione elettrica in meno. Se gliene distruggi un'altra, eh, quindi che fai? Porti via dal fronte e metti a difesa delle. Uh, delle installazioni energetiche e quindi lasci libero il fronte li lasci al fronte e quelli ti continuano a distruggere le installazioni energetiche è sempre la solita coperta troppo corta ovviamente al di là del fatto che comunque seppure avesse tutta, tutta l'antiaerea della Nato l'Ucraina no, non potresti difendere allo stesso modo tutte e due le cose, no? chiaramente, perché è un paese bello grande, con un numero di bersagli potenziali enorme quindi, un po' come la storia della Russia, no? in fin dei conti cioè, non è che puoi difendere ogni singolo barile di benzina, eh, ogni singolo aeroporto, ogni singola raffineria. Ogni... Cioè, non, non ce la fai, non, non, è, non è ipotizzabile una cosa del genere. Non è ipotizzabile nemmeno per l'Ucraina, siccome appunto l'Ucraina aveva preso buona parte delle sue difese antiaeree per portarle al fronte, e così facendo aveva sguarnito le retrovie, adesso i russi stanno colpendo le retrovie e stanno anche continuando a colpire il fronte, però. Ovviamente, perché appunto stanno avanzando come, come prima, cioè come prima, nel senso con, con la stessa dinamica che era già cominciata da prima. C'è Clara, Clara. Sì, allora tornando un po', volevo chiederti un po' di, di previsioni, anche perché insomma prima ci siamo un po' persi nelle, anche nelle domande del pubblico. Ancora eh, stiamo vedendo che eh, la, i soccorsi sono, stanno, stanno lavorando, stanno ancora togliendo le, le macerie e trovando corpi. Quindi. Yeah, ho avuto l'impressione che il bilancio del Cremlino sia uh, ancora, anzi non ho avuto l'impressione ancora, è provvisorio, però sia molto verso il basso, perché già Margherita Simonianna ipotizzava almeno una decina di, di vittime in più rispetto alle 133 che, aveva, che sono le, le, le vittime ufficiali, ma su alcuni canali si parla anche di oltre 150 senza contare... I, i feriti gravi quindi questi sono giorni oggi è stata giornata di lutto eh, nazionale, le persone sono in coda per donare il sangue per portare i fiori nei vari memorial che sorgono spontanei in tutta la Russia quando questo momento di lutto si sarà si sarà esaurito e Putin e le, le autorità torneranno a parlare torneranno a prendere decisioni Quali, ritien quali ritieni, quale sarà eh, quale sarà l'atteggiamento che ti aspetti loro assumeranno anche in rispetto alla condotta della guerra perché hai detto che in questo momento l'escalation come era abbastanza prevedibile di può, può dipendere da una eh, cam cambiata volontà sul campo di battaglia ma può anche essere un atto di eh, rappresaglia però come influenzerà questo attentato i rapporti con i rapporti alla guerra se verrà accertata come sembra come sembra essere, secondo la versione russa, eh, il coinvolgimento dell'Ucraina. Dell eh, appunto sì, dipende tutto da, uh, da quella che sarà poi alla fine la versione, la versione russa, ovviamente. E, tra l'altro, anche qua c'è un equivoco, diciamo. Um, Qualsiasi versione russa ovviamente no, non convincerà l'Occidente o l'Ucraina. Questo è un dato di fatto, soprattutto se implicasse l'Ucraina. Però anche qua eh, gli Stati Uniti dopo l'11 settembre hanno fatto quello che hanno voluto, arrivati a un certo punto. Cioè non è che hanno avuto sì, vabbè, l'ONU, eccetera, eccetera. Aspettiamoci sicuramente se i russi avessero altri elementi che non sono semplicemente stavano andando verso l'Ucraina. No? Uh, aspettiamoci certamente uh, interrogazioni all'ONU, eccetera, eccetera, eccetera. Però anche qua bisogna vedere che tipo di prove eh, la Russia sarà in grado di tirare fuori. No, da quei quattro, da quei quattro sciagurati puoi tirare fuori qualunque cosa. Questo non è, non è un problema, cioè, assolutamente, perché insomma, abbiamo visto che... Diciamo le modalità di, di interrogatorio preliminare non rispettano pienamente le garanzie costituzionali. Ecco, mettiamola così. E anche insomma, solo che i russi invece, di, <ride> invece co come gli americani o come noi, invece di fare tutto a porte chiuse, diciamo insomma, hanno, ci hanno tenuto, in caso qualcuno no, gli, gli venisse lo sghiribizzo di fare qualcosa di similare, hanno detto, guarda, è la migliore delle ipotesi, questo è quello che. Che ti succede così nell'immediato? Poi si vedrà. Sì, aggiungo a proposito di questo che sono, sta, stanno vedendo in questo momento le immagini al processo e sono veramente male, una cosa insomma abbastanza pietosa. Ed è anche interessante vedere: voglio dire, adesso io per me cioè, sulla brutalità della polizia, per me sfondi una porta aperta, cioè, gli, <ride> i nostri angeli in divisa non ci ho mai veduto particolarmente e penso che grosso modo siano più o meno tutti quanti uguali per cui figurati se mi stupisco o se, sono, diciamo, o se giustifico una cosa del genere per carità quello sono ovunque vedi no determinati account hanno detto una parola sull'attentato una parola sui morti dicono, ah li hanno picchiati questo è un crimine contro l'umanità Ragazzi, sì però te, ehm, Va bene, io capisco, eh, ripeto, non giustifico l'operato de, degli angeli in divisa, però so, eh, sono situazioni un pochino... Cioè Guantanamo sta sempre là, eh, diciamo, se voglio dire... Tutti lo sappiamo, eh, a Genova qualcuno c'era, eccetera, eccetera. Però vabbè, questo è un altro, un altro ragionamento. E quindi, ripeto, non saranno certamente... Le confessioni di questi quattro disgraziati che potranno essere delle prove probanti, appunto, che questi confesseranno la qualunque figurati, non c'è assolutamente dubbio. Se venisse fuori qualche dato oggettivo, ovviamente verrebbe, verrebbe utilizzato. Però ripeto, l'escalation è già partita oppure può già partire per, per altri motivi, la dichiarazione di guerra. Di guerra è complicata, è complicata perché si porta presso tutta una serie di casini aggiuntivi i quali Quindi, la Russia non ha... Scusa, scusa Francesco, prima visto che ne stai, ne stai parlando dell'escalation, eh, tutte le notizie che hanno dato i nostri media in, negli ultimi due giorni su una possibile mobilitazione di 300.000 uomini in Russia in seguito a questo attentato, mh, diritti inattendibili? Non, non, non se ne sente parlare in Russia, quindi al di là di quelli che sui vari canali dicono che adesso bisogna fare la guerra mondiale, tutti mobilitati, eh, vabbè, ma quelli lo dicevano in realtà lo dicevano in buona parte già, già all'inizio della guerra, quindi figurati adesso come come possono stare, allora non sembrano esserci misure aggiuntive. Poi, ripeto, in base da un lato a quello che le autorità russe troveranno come prove, dall'altro in base a quello che le autorità russe decideranno di utilizzare, potrebbe sicuramente esserci un'escalation. Un'escalation che potrebbe essere anche, come dire, dissuasoria nei confronti di una futura avventura militare occidentale, io non credo probabile, però siccome di matti è pieno il mondo e alcuni hanno anche posizioni di comando. Per esempio, dico per dire, la prima cosa che ho pensato quando eh, è venuta fuori questa storia qua di, di mandare i francesi, mandiamoli qua, mandiamoli là, mandiamoli al fronte tra Bielorussia e Ucraina, così liberiamo... I soldati ucraini li mandiamo al fronte. E secondo te, l'attimo prima che tu arrivi, la Bielorussia e la Russia non invadono dalla Bielorussia un'altra volta. Scusami, pensi che ti aspettano, cioè, quindi, anche questo potrebbe essere una mobilitazione o una, un inizio di attività militari su altri fronti dissuasoria nei confronti di questa, uh, oppure potrebbe essere una ulteriore giustificazione a considerarle dei bersagli. Secondo noi, dietro l'attentato c'è l'Ucraina, voi continuate a sostenere l'Ucraina, quindi se venite, non dico che vi spariamo addosso a casa vostra perché non sta bene, ma se venite da queste parti state sicuri che vi spariamo addosso istantaneamente. Cioè, eh, per ora non siamo ancora in condizione di, di dare delle valutazioni concrete e bisogna anche poi vedere, tra l'altro, tra l'altro, al di là di aver sparato istantaneamente, eh, è stata l'Isis, bla bla bla, triti, eccetera, eccetera, bisogna vedere effettivamente che cosa sta, che cosa si stanno dicendo a Washington. Perché in fin dei conti, Biden non ha detto niente, dice vabbè, poraccio, e eh, ho capito. però, uh, Correggetemi se sbaglio, eh, perché poi oggi non sono stato troppo tempo sulla, ma a parte Kirby e a parte Kamala Harris. Per Esempio, non mi pare che cosa abbia parlato. Che Blinken ha detto qualcosa, no, no? Ed è anche strano che abbia parlato eh, a Kamala Harris. Francamente, appunto, vedi? Quindi mi, mi, mi aiuti a dire: può anche darsi che a Washington stiano effettivamente cercando un attimo di capire come stanno realmente le cose, e, e neanche Stoltenberg mi, si è espresso. Eh, neanche Stoltenberg, no, sicuramente no. Borrell non ha detto niente, von no. non ha detto niente. Macron ha, Macron ha convocato, però il, il consiglio di difesa, non si capisce su, per quale ragione. Guarda, io, anche, guarda, che anche io se fossi nella posizione di Macron, starei tutto il giorno a giocare con i soldatini. Guarda, tutto il giorno: 24 su 24. Questo è. Questo è assolutamente certo. Eh, oppure vuol fare come Kim Jong-un, che me, me andrei a, a ispezionare tutti i carri armati, mi siederai dentro e farei boom, boom. Però, voglio dire, a parte questo, ecco, vedi, non stanno realmente dicendo qualcosa. Eh, cioè, non è che hanno detto, non, non vi permettete di... Questo non per dire che eh, l'Ucraina è responsabile, perché, ripeto, così come stiamo criticando la velocità delle affermazioni americane senza prove, cerchiamo anche poi di non, di non andare dal lato opposto, no? cioè di dire quindi, ah, quindi automaticamente sempre senza prove sono stati gli ucraini, ovviamente. No? È chiaro che in, a questo, in questo stadio della, della situazione qualsiasi ipotesi è possibile. Isis, quattro scemi, eh, l'Ucraina, la Russia, la, la, gli Stati Uniti, chi vuoi tu, ok? Ormai gli anarchici sono ancora. sempre gli anarchici. È un po' la questione degli anarchici, effettivamente. Metti in mezzo l'Isis, eh, oh, eh, che poi appunto anche qua c'è da dire, no? questo, questo risorgimento dell'Isis K. Che attentati ha fatto ultimamente questo qua in Russia e uno in Iran? Ma dovevate distruggere Israele, andavate a distruggere gli Stati Uniti, che fa l'attentato a Mosca? Perché Mosca ce l'ha con i musulmani, ma c'è gente che ce l'ha un po' di più con i musulmani. Cioè, voglio dire, fai l'attentato lì. beh, Non lo so, vabbè, c'è sta. Questo è il problema, appunto, di quando utilizzi questo tipo di, di contenitori che non vogliono dire niente, perché ISIS non vuol dire niente ormai, non voleva dire niente da, da, da prima, adesso vuol dire meno ancora. Il che non toglie, per carità, che magari qualche matto jihadista abbia deciso che eh, perché gli girava di fare attentato a Mosca, e eh, attenzione. Questo tranquillamente si può, si può fare, ha reclutato questi quattro deficienti e li ha imbottiti di droga, credo, perché diciamo, il loro comportamento durante l'arresto, prima che gli menassero, e il, durante l'attacco la, era un po' diverso, diciamo così. Io da quello che ho visto ho pensato, vabbè, questi si chiudono dentro, si fanno saltare in aria con tutte le 6.000 persone che stanno là dentro ed è un'ecatombe senza... E mi dice, se ne sono andati, come se ne sono andati? Cioè, fai fai l'attentato jihadista e te ne vai, eh? No, ma l'ha fatto un'altra volta lì si scappa. Dove? Sempre in Iran. Eh, Ragà, è lui però, eh, cioè così mi. mi mi mettete strane idee in testa, però, eh, se dite se, se fate queste cose. Eh. Tu sul tuo canale Telegram avevi scritto che non li trovavi particolarmente ra radicati. No, non... no, loro, cioè da quello che si sa di questi quattro tizi, non, 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 cioè, non, non erano stati già fermati, non avevano precedenti. Non... Uno lavorava nella bottega del barbiere, un altro era venuto, voleva fare il tassista. Cioè, non, non se, almeno non sembra poi, anche qua chi ne sai, eh, non è che abbiamo accesso alle, alle minute del, del. Sembravano provenire da ambienti radicalizzati. Questo, questo era quello che volevo dire, forse mi sono espresso un po', un po male, eh, nel senso, non, non, cioè non sarebbero stati se non li avessi ripresi, inquadrati, eccetera, eccetera. Non erano i primi quattro cui andavi a pensare, insomma, ecco, mettiamola così. Mettiamola così. Poi, anche qua, eh, oh, eh, non lo so. Non lo so sa nessuno. Chiaro, chiaro, chiaro. Va bene. Direi di chiudere l'unica cosa, comunicazione di servizio, perché gli amici di Ottolina, insomma, hanno, stanno completando la registrazione dell'associazione che si chiama Multipopolare, che ha eh, l'obiettivo, in qualche modo, di... Eh, diciamo Ottolina TV offline in qualche modo, no? Un pochino le cose che facciamo, i contenuti è eh? creare, insomma, un po' si è creata una comunità, come vediamo dai commenti su YouTube che le prime mezz'ore so è tutto tag ciao, ciao. Tag, ciao, tag, ciao, mm -hmm. ciao bello di consenso positivo e eh? mi fa o e ovviamente estremamente piacere tutte le persone che danno una mano tutti i giorni a vario titolo sui nostri canali Telegram, tutte le persone che si sono aggregate al canale Telegram che avevamo fatto apposta per capire se c'era un po' di disponibilità sui territori per fare eh, iniziative sui territori eccetera il 30 a Roma sabato nella sede di eh, Risorgimento Socialista facciamo una lunga iniziativa dove è appunto la prima iniziativa ufficiale di eh, multipopolare scendiamo anche io e la Leti per l'occasione ma soprattutto insomma ci saranno i romani che si sono a partire da Gabriele Germani che si sta sbattendo per organizzare questa cosa qua quindi insomma c'è questa cosa qua, chiunque dica, ma il fine ultimo di questa associazione è la fine della proprietà privata dei mezzi di produzione o no? Scalissa, eh, sì, però il chiave è un po' cinese. Eh. Siamo, lo sai che siamo un po' neocristiani. Eh. Non ci interessa. Eh, no, noi, noi siamo un po' classisti. Eh. Eh, comunque, sì, diciamo, di buona parte dei mezzi di produzione, sì, però non... No, ecco, quelli proprio i barrini... Eh, i, come si dice, i beni di consumo quelli, no, quelli per noi sono ormai, sdoganato, abbiamo sdoganato lo sfruttamento eh. che la NEP vuoi allora? Eh? posso fare il ministro della difesa? eh sì, no, eh, assolutamente Vabbè, ancora sono, ancora sono, sono. cioè lì bisogna capire perché il presidente della Repubblica, Mini è il presidente della Repubblica, se... Sempre... Però... Se nelle, se nelle la negoziazioni vottano la presidenza della Repubblica a Mini. E quindi ci tocca farcelo. Ministro della Difesa, ti toccherà accontentarsi di sottosegretario. <ride> Però, almeno sottosegretario, Va bene. No. lo davo per scontato. Eh. <ride> Comunque, ci vediamo a Roma. Eh, veniteci a trovare, ma soprattutto, diciamo, è la prima di una lunga serie di iniziative. Quello che noi stiamo cercando di fare, insomma. Eh, di attivare un po' le persone che intorno a quello che facciamo come Ottolina TV si sono un po' ritrovate e hanno voglia anche di, di, di passare diciamo da, dal mondo distopico del, del, del digitale al mondo un po' normale del contatto fisico eh, di organizzare, insomma contattateci, iscriveteci se avete opportunità di organizzare iniziative sul territorio per presentare l'associazione, fare campagna di tesseramento eccetera, fatecelo sapere perché insomma, da qua a Festottolina. Che sarà ci sarà: eh. dal 4 al 7 luglio a Pisa, come sempre. E anche su quello, poi insomma, vi daremo informazioni e bla bla bla. Insomma, sarà un... quando non siamo qua a far contenuti o, quando, o, o qualcuno che non è impegnato a far contenuti, saremo un po' in giro a presentare l'associazione a cercare di fare un po' gruppi territoriali quindi scriveteci fateci sapere le vostre disponibilità e perché è possibile insomma il primo appuntamento è il 30 un po' durerà un po' tutta la giornata diciamo tarda mattinata pranzo fino a sera a Roma sì sì cioè un primissimo pomeriggio insomma perché si sta aggregando gente vogliamo ovviamente dare un po' di spazio a tutti cioè, l'obiettivo è anche quello, appunto, come questa iniziativa romana ci saranno tante organizzazioni, tanti soggetti diversi. L'obiettivo nostro è sempre un pochino fa eh, Essendo noi dei papa boys, è sempre questo un po' ecumenico di mettere insieme anche cose diverse. Ah, vuole cittadino. sapere l'indirizzo di risorgimento socialista. Eh, Viale Giotto, eh, mi sembra. Vabbè, ma tanto sembrava... si farà. Vabbè, comunque ve lo diremo. Mi sembra Viale Giotto sia. Che pre... Una zona piramide più o meno dovrebbe essere, io no, ma ci saranno, io no, ma chi chi ci chi ci saranno anche i Papa Boys eh, qualche Papa Boys. Spero proprio che venga, se no, io mi sento. Insomma, io, 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 io ora se non sento un po' odore d'incenso incenso, non, non sono soddisfatto della mia vita. Va bene, grazie mille, grazie ciao. mille a tutti. Grazie, ciao, Buona buonanotte, ciao. Ciao. buonanotte. Ciao, ciao. buonanotte. Ciao, ciao. grazie mille. Grazie. Ciao ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.